One Podcast. Libri antichi, vini pregiati e soldi a non finire. Il racconto in viva voce di Marino Massimo De Caro, della volta in cui ha fregato gli studiosi e le case d'asta di tutto il mondo con la sua copia geniale del Sidereus Nuncius di Galileo. The Italia Job, il colpo all'italiana, è una delle specialità per cui siamo famosi nel mondo, tanto che ci hanno fatto film e centinaia di titoli di giornale. In questa serie troverete le storie di criminali, eroi, buffoni, geni e vigliacchi che hanno reso grande, si fa per dire, il nome dell'Italia in giro per il mondo. Io sono Marco Maisano e questo è The Italian Job. Marino Massimo De Caro. Vi dice niente questo nome? Magari no, anche se è molto probabile che tra il 2012 e il 2013 lo abbiate letto sui giornali o visto in TV, associato a un caso abbastanza clamoroso di furti di libri antichi dalla prestigiosa biblioteca dei Girolamini di Napoli, di cui De Caro era direttore. Una storia che ha coinvolto l'editoria antiquaria internazionale e per cui Massimo è stato condannato a 7 anni per peculato. E quindi, direte voi, ci spoilere già la fine? Beh, in realtà no. Perché sebbene quella dei Girolamini sia una vicenda avvincente e piena di colpi di scena, secondo me è un'altra la storia che riguarda De Caro e che merita di essere raccontata. Una storia che si svolge tra New York, Buenos Aires, Berlino e l'Italia. Una storia popolata da librerie antiquarie, equip di scienziati e restauratori di libri seicenteschi. Una storia che ha come protagonista Galileo Galilei e la copia autografa creata da Massimo del suo leggendario Sidereus Nuncius, l'opera del 1610 dell'astronomo pisano che ha rivoluzionato l'astronomia moderna. Non un libro antico qualunque, ecco. Ma prima di iniziare dobbiamo cercare di rispondere a una domanda. Chi è Marino Massimo De Caro? Dare una risposta univoca è tutt'altro che scontato. Di sicuro c'è che De Caro è un uomo di 51 anni, che è figlio di un dirigente sindacale della CGIL e di una storica, e che cresce prima a Merano e poi a Orvieto. E fin qui tutto regolare. Però già dire che lavoro fa uno come Massimo è un filo più complicato, visto che nella sua vita ha fatto un po' di tutto. Partendo come assistente parlamentare di un senatore e poi diventato libraio antiquario, poi vicepresidente di una multinazionale dell'energia, consigliere ministeriale, direttore della biblioteca dei Girolamini e oggi collaboratore di una società che produce mascherine. Un curriculum abbastanza eterogeneo, come avete sentito. Ma il vero filo conduttore, ciò che da sempre ha guidato le scelte di vita di Massimo, sono due passioni complementari: quella per i libri antichi e quella per Galileo Galilei. Ai libri antichi ci sono arrivato perché mio nonno aveva una grande biblioteca e mi raccontano che io fin da piccolissimo, da 3 anni, quando non sapevo nemmeno leggere, entravo nella sua biblioteca e gattonando e prendevo i libri che erano nei ripiani bassi e li aprivo e li sfogliavo senza ovviamente capirci assolutamente niente. Però fin da piccolo avevo questa attrazione per i libri, ecco. Ma in realtà quella di Massimo non è una semplice passione per i libri, è quasi una dipendenza. Un libro antico mi crea dopamina, cioè sono le stesse dinamiche, se vuoi anche fisiologiche, che capitano al drogato, no? Cioè, per cui o quello che è malato di ludopatia, perché in realtà ti crea dopamina e quindi ti dà un senso di benessere, no? Interiore. E il libro antico, anche solo sfogliarlo, odorarlo, a me crea dopamina e quindi mi crea una sorta di dipendenza proprio. Insomma, come abbiamo sentito direttamente dalla voce di Massimo, le sue due passioni sono estreme e totalizzanti. Quel tipo di passioni che possono tirar fuori il meglio e il peggio da ogni persona. Ed è proprio quello che è capitato a De Caro. Ma dall'essere appassionati, per quanto in maniera accanita, di editoria antiquaria e decidere di ricreare una copia perfetta del Sidereus Nuncius, ce ne corre, direte voi. Ed effettivamente non avete tutti i torti. Per capire com'è nata questa idea è necessario scavare nella psicologia di De Caro. Intorno al 1992 Massimo è un giovane e brillante studente di giurisprudenza che a pochi esami dalla laurea decide di mollare per iniziare a lavorare al Senato. Beh, direte voi, poco male. Vero,
ma nell'ambiente degli appassionati di libri antichi, popolato da professori universitari e dotti studiosi, possedere o no una laurea fa una certa differenza. E Massimo, sebbene da parte sua non subisca l'autorità degli studiosi, deve fare conti con lo scetticismo che circonda un giovane non laureato che si dice esperto di Galileo. Da quel momento uno spirito di rivalsa gli si accende dentro come un fuoco. Quindi io volevo dimostrare due cose. Volevo dimostrare che essere un professore, essere un docente universitario non vuol dire avere conoscenza, e che io, anche se non laureato, sul tema e sull'argomento Galileo ero molto più preparato di loro. Ma ancora Massimo non sa bene come farlo, e l'idea gli arriva per caso intorno alla fine degli anni 90. A una fiera conosce Arturo Pregliasco, uno dei più stimati librai antiquari in Italia, che condividendo con il giovane De Caro la sua esperienza nel campo, lo mette in guardia nei confronti di possibili pagine facsimilate che a volte si possono trovare nei libri antichi. E in quel momento a Massimo viene in mente una domanda che probabilmente gli ha cambiato la vita. Non si può trovare, come nel mobile, un intero libro falsificato, cioè rifatto? Lui mi disse: no, guarda, è impossibile, non ce l'ha mai fatta nessuno. E per me quella frase, dettami da uno dei più importanti librai antiquari del mondo, per me è stato come un guanto di sfida. Dentro me disse: io prima o poi rifarò un libro antico. Insomma, Massimo a fine anni 90 non ha uno, ma ben due moventi per tentare di fregare l'intero mondo dell'editoria antiquaria. Ciononostante, questa fiammella di rivalsa che arde nella sua testa rimane sopita, perché riprodurre un testo seicentesco è effettivamente un gran casino. Ma nel 2004 tutto cambia, quando Massimo inizia ad andare spesso per lavoro in Argentina, a Buenos Aires. Frequentando l'ambiente antiquario del posto, infatti, si rende conto che in questa città sono presenti due elementi fondamentali per chi, come lui, ha la volontà di riprodurre alla perfezione un testo di 400 anni fa. 1. Ancora ci sono artigiani e professionisti specializzati in editoria antiquaria. 2. La manodopera costa poco. A questo punto a Massimo non resta che decidere quale libro riprodurre, e ovviamente la scelta ricade sul suo autore preferito, Galileo Galilei. Anche se il primo tentativo vero e proprio non è il famigerato Sidereus Nuncius, ma il compasso che Massimo e i suoi collaboratori usano per affinare le proprie tecniche, perché è un libro di poche pagine e quindi più semplice da riprodurre del Nuncius. E allora io vidi qual era la filigrana usata per il compasso e feci quello che si faceva anche 500 anni fa, cioè rifeci la carta con gli stracci. Perché se una cosa si poteva fare 500 anni fa, non si capisce perché oggi non si possa fare, dove anche il livello tecnologico è nettamente migliorato. L'ho fatta fare, sono andato da un cartiere, gli ho insegnato, perché poi ovviamente gli ho dovuto insegnare le tecniche che si usavano allora. Per esempio, lui nel fare la carta con gli stracci avrebbe messo dentro il cotone. Però nel 500, nel 600, l'industria del cotone ancora non era così sviluppata, quindi la maggior parte degli stracci che venivano utilizzati per fare la carta era ancora fatta con lino, per esempio, no? Quindi faccio fare la carta facendo copiare la filigrana, no? Perché la carta viene fatta con una specie di setacci, no? Dove poi la pasta fatta con gli stracci tritati si deposita. Su questi telai col filo di ferro viene disegnata la filigrana, che sarebbe il marchio di fabbrica della cartiera. E quindi io faccio riprodurre il marchio che era presente sulla carta col quale erano stati fatti i libri di Galilei. Una volta trovato il mix giusto per la carta e per la filigrana, Massimo inizia a fare le scansioni da un originale del compasso, sistemando lettera dopo lettera per ricrearlo al millimetro, per poter creare il più fedelmente possibile il cliché, la matrice metallica incisa che il tipografo avrebbe poi utilizzato per imprimere i caratteri nella carta. Praticamente era come se De Caro stesse ristampando da zero un'opera del 1600. E tutti, inaspettatamente, ci cascano. Massimo, infatti, porta la sua creazione alla Fiera di Londra per farla vedere ad alcuni esperti. E nessuno muove un sospetto. Credono tutti sia autentico. Dopo questo successo, allora, punta al suo vero obiettivo. Il Sidereus Nuncius.
ma è più facile a dirsi che a farsi. Prima perché bisogna comprare l'originale per poterlo copiare, e costa intorno ai 400.000 euro. E poi perché, come abbiamo detto, il Nuncius è un libro più lungo e molto più complicato del Compasso. Perché oltre a essere un trattato scientifico importantissimo, è anche un'opera d'arte raffinatissima che contiene illustrazioni dettagliate della Luna molto difficili da intagliare nel cliché. E infatti De Caro impiegherà 3 anni e mezzo per portare a compimento la sua impresa. All'inizio volevo fare le lune stampate, ma poi ho visto che incidere i rami era molto più complicato, quindi da lì mi è venuta l'idea di fare le lune originali, cioè ricopiarle dal manoscritto che era conservato a Firenze, e lì siamo arrivati al paradosso, per cui ci sono stati esperti che hanno detto che l'esemplare di Firenze delle lune era una copia del mio libro, quindi il mio era l'originale e quelli di Firenze erano dei falsi. C'è stato un famoso, il più importante storico dell'arte mondiale, Breedkamp, che ha detto che ha riconosciuto nelle lune la mano di Galileo proprio. E in effetti fa un po' ridere che la tanto decantata mano di Galilei sia in realtà quella di un restauratore di Buenos Aires, che sotto la guida di Massimo riproduce perfettamente il tratto dello scienziato italiano. E il tutto viene portato a compimento anche grazie all'aiuto di un'altra eccellenza del bel paese. Cioè, i cerchi, abbiamo utilizzato il fondo di un bicchiere del quale poi, mentre veniva fatto, abbiamo bevuto dell'ottimo Sassicaia. Un gioco complesso e discretamente costoso, visto che solo per reperire una china credibile per le lune, Massimo spende 7.000 euro per comprare il kit di un pittore settecentesco. Ma tutto deve essere perfetto, anche il minimo dettaglio. Siccome ho usato una legatura originale per rilegarlo, che era più grande, gli ho rilegato anche dentro, insieme, ho rilegato il Nuncius che avevo fatto io con un volume originale, che era la continuazione del Nuncius pubblicata a Bologna nel 1655. Che quindi, se vuoi, anche filologicamente aveva un senso, no? Perché avevo unito due volumi, cioè il Nuncius Ideus del 1610 più la continuazione del Nuncius che era stata pubblicata a Bologna nel 1655. Questo perché anche in questo modo ho potuto fare, siccome nella carta, quando tu rifai la carta, il problema sono i contorni, se invece avendoci messo un altro volume antico, ho potuto rifare quelli che si chiamano i tagli del libro, no? I 3 lati che non sono nella legatura, goffrati e dorati, quindi che era tipico dei volumi importanti del 600. Dopo quasi 3 anni e mezzo di lavoro certosino, finalmente il Nuncius è pronto. Ora a Massimo non resta che trovare un libraio antiquario che lo compri e che lo immetta nel mercato vendendolo al miglior offerente. Solo in questo modo la sua beffa sarà completa. E l'antiquario perfetto si trova a New York e si chiama Richard Lann ed è il proprietario di una meravigliosa libreria accanto a Central Park. Quando comincia già a sfogliarlo va in visibilio, ovviamente, perché si rende subito conto delle potenzialità del libro che ha per le mani. Io lo compro solamente se Owen Gingerich, che è uno dei massimi esperti mondiali di Galileo, mi dice che secondo lui è vero. Allora io e Filippo Rotundo andiamo, mi pare, a Boston e portiamo questo libro a Owen Gingerich, che lo guarda, lo analizza e dopo scrive un'email a Richard Lann in cui gli dice: per me il libro è originale e buono, e anzi è stupefacente. Così stupefacente che Lann, dopo la valutazione comparativa di Gingerich, non perde un secondo e compra il Nuncius di De Caro per $450.000. Secondo Massimo, in realtà, Lann fin da subito capisce che è una copia, per quanto perfetta, proprio per il prezzo che paga. Una versione originale e unica del Nuncius, infatti, visto che in teoria ha i disegni a mano di Galileo, dovrebbe costare milioni di dollari e non il prezzo da saldo pagato da Lann. Fatto sta che l'antiquario fa lugnorri, fa finta di niente e non pone troppe domande. Massimo intasca $150.000, che sono i soldi che ha speso per riprodurlo, e pazientemente aspetta che Lann riesca a piazzare il suo Nuncius a qualche collezionista. Anche se in realtà quello che De Caro attende con più ansia è la valutazione di laboratorio che Lann deve far fare prima di poter vendere il libro. Sarà quello il banco di prova definitivo del suo lavoro. Lì si vedrà se Massimo è davvero riuscito a fregare la comunità scientifica. E ovviamente ci riesce.
Nella primavera del 2008 l'ANA affida la valutazione a Horst Bredekamp, uno dei massimi esperti al mondo nella valutazione di manufatti artistici storici, che a sua volta crea un'equipe di 30 studiosi per passare al setaccio il Nuncius di Massimo. Prende dei fisici, dei chimici, degli storici dell'arte, prende la bibliotecaria dell'Accademia dei Lincei per far studiare il timbro, timbro che avevo fatto falso anche quello io, mettendoci apposta un errore per vedere se qualcuno mai, capito, si accorgesse della cosa, e nessuno si è accorto dell'errore. Insomma, nonostante Massimo abbia lasciato due indizi, l'equipe di Bredekamp non li coglie. A niente valgono neanche i test con gli ultravioletti per gli inchiostri o i raggi X fluorescenti per determinare la composizione della carta. Sebbene trovino alcune anomalie, per Bredekamp e gli altri studiosi la copia non solo è autentica, ma è unica. Stabiliscono che sia una sorta di bozza finale autografa di Galileo. Da quel momento il Nuncius di Massimo vale 10 milioni di dollari. Scusa, tutto questo eri a casa, ti giungevano notizie? Sì, mi giungevano notizie, ma mi ricordo che c'era stato anche a Pisa un convegno su questo libro. Io ero andato lì, stavo dietro le quinte, stavo in fondo. Quanto godevi? Mamma mia, guarda. Cioè, ho organizzato un convegno per discutere di questa grande scoperta scientifica, ma addirittura andò in prima pagina sul Corriere della Sera. Ok? Adesso tutti fanno finta di dimenticarsi, ragazzi. Cioè, questi sono i grandi esperti del mondo, capito? Massimo ha ottenuto quello che voleva. Ha finalmente dimostrato a se stesso di saperne di più di tutti quei professori che nel corso degli anni lo avevano guardato con scetticismo. Anche se in realtà uno che la pensa diversamente da Bredekamp ci sarebbe. Si tratta di Nick Wilding, storico della Georgia State University, che nota delle macchie nella carta e delle linee di inchiostro molto sospette e che secondo lui determinano la falsità del libro. Ma Richard Lann ovviamente preferisce non ascoltarlo, visto che, ora che è stato autenticato da Bredekamp, il Nuncius vale diversi milioni di dollari. Però le dichiarazioni di Wilding bastano per scatenare un bel vespaio, una vera e propria battaglia accademica. Da una parte c'è Wilding stesso, che ha trovato un alleato in Owen Gingerich, e a quanto pare non ha preso bene il fatto che Lann si sia affidato a Bredekamp per una seconda valutazione. Dall'altra parte della barricata ci sono proprio Bredekamp e la sua equipe, che difendono il proprio lavoro. Sembra Game of Thrones, lo so. Anche se al posto delle gole sgozzate ci sono saggi e perizie tecniche. Ovviamente, in tutto ciò, ancora De Caro non può confessare, è troppo presto, e si limita a godere dello spettacolo dagli spalti. Ma il caso, come spesso accade nelle storie di The Italian Job, ci mette lo zampino. Siamo intorno al 2012 e il nome di Massimo sale alle cronache proprio per il famoso caso dei furti di libri antichi dalla biblioteca dei Girolamini, per cui viene arrestato. E proprio mentre De Caro è in carcere, viene a sapere che Lann sta per vendere il Nuncius spacciandolo per autentico. Forse proprio per evitare che lo scandalo dei Girolamini infici l'asta per il libro. A Massimo questa cosa non sta bene, perché se la vendita va in porto, di fatto sarebbe complice di una truffa. E proprio in quei giorni decide che è arrivato il momento di parlare. E quindi nasce quell'articolo sul New Yorker, dove io decido di confessare e raccontare che ho fatto io quel libro. Anche se è in carcere, è il momento della vittoria di Massimo, quello in cui gli viene riconosciuta la paternità di una creazione così raffinata, al limite della perfezione. A quel punto Bredekamp fa delle successive indagini sul libro, pubblica un terzo volume in cui ammette che il libro è, come avevo detto io, che è falso, ma che è un livello di tale perfezione che non è mai capitato nella storia della tipografia. Insomma, ormai anche gli studiosi più ostinati sono stati costretti ad ammettere l'errore. Massimo li ha fregati. E se è vero che la storia del Nuncius finisce qua, non penserete mica che De Caro abbia deciso di appendere al chiodo la sua voglia di fregare il mondo accademico, vero? Ora, infatti, preparatevi al controfinale. Avete presente, no? Quel momento in cui in film come Ocean's Eleven si suggerisce prima dei titoli di coda un nuovo colpo da mettere a segno, un nuovo episodio e quindi un nuovo antagonista. Ecco, Massimo ha già identificato la sua prossima vittima. Siccome Wilding si pavoneggia tanto dell'aver scoperto il mio Nuncius,
Non ti nascondo che io sto lavorando a un altro libro, seguito da un notaio e da certificazioni del fatto che lo sto facendo io, che prima o poi arriverà a Wilding per un parere e Wilding dirà che è vero, perché dimostrerò che anche Wilding è al pari di tutti quanti. Quindi lui non saprà quando, ma prima o poi arriverà un altro libro fatto da me e lui dirà che è vero. Gli lancio attraverso te il guanto della sfida, guarda. Ma non è un reato? Voglio dire, i falsi d'autore, quanti ce ne sono? Anche di quadri. Cioè, il problema è se tu lo vendi come vero. Non se tu lo... Cioè, il problema è sempre quello lì. Tant'è che quando mi dicono io sono un falsario, no, io sono un artista. Ed effettivamente, alla fine di questa storia incredibile, la definizione in cui Massimo si identifica non appare così campata in aria. Per creare il Sidereus Nuncius ha impiegato talento, passione, conoscenza, denaro, oltre ovviamente alla volontà di gabbare il prossimo. Ma in fondo anche Picasso diceva che l'arte non è altro che una menzogna che si avvicina alla realtà. E chi siamo noi per smentirlo? The Italian Job è un podcast scritto da me, Marco Maisano, con Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi. Ripresa Giulio Rondolotti. Montaggio Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.